Le condizioni delle scale di Via degli Incisori a Torre del Greco sono pietose. E la voce di chi abitualmente le percorre, ma soprattutto dei residenti della zona, che hanno segnalato la problematica alla redazione di TV City. Siamo consapevoli dell'inciviltà delle persone, ma è giusto che si provveda alla pulizia, dicono ai nostri microfoni. Paghiamo le tasse e rivendichiamo i servizi al cittadino. Un problema sollecitato a più riprese, ma ad oggi ancora senza soluzione. Non mancano gli appelli all'amministrazione comunale. Lei percorre abitualmente queste scale? Sì, spesso praticamente perché dato che abito al Viale degli Incisori, mia mamma abita qua, allora la scendo e salgo spesso. Quali sono le condizioni di queste scale? Non c'è bisogno di parlarne, basta vederle, le condizioni sono pessime, ma queste non è da pochi giorni o da settimane, io credo che saranno minimo un paio di anni che praticamente questa situazione non riescono, il comune non riesce a risolvere. So che ci sono state parecchie segnalazioni da parte del cittadino, però alla fine hanno fatto orecchie di campane e non se ne sono mai interessati di questa situazione. Cittadino della zona, faccia un appello all'amministrazione comunale. Allora, l'amministrazione comunale sa che deve intervenire immediatamente perché il nostro dovere nel comune li facciamo. Vedo che il comune, che però non inserisce, a rispettare i propri doveri. Sono mesi che sono indecenti, non le puliscono mai. Voi residenti della zona cosa chiedete? Mia sorella mi ha mandato delle foto e dei post su Facebook, penso al sindaco, però non è successo niente. Quanto tempo fa? Una ventina di giorni fa. Vuole fare un ulteriore appello da cittadino? Che appello, che puliscano. Com'è la condizione della strada e anche di queste scale? Uno schifo sul vero senso della parola. Non se ne può più della scala e del parco. Perché è sporco? È sporco perché i spazzini non ci sono. Noi mettiamo la spazzatura nei contenitori, ma per quanto riguarda la strada, gli spazzini sono anni, non mesi che non vengono. E io pago 400 euro di spazzatura al mese. Io abito il palazzo dietro questo qua, numero 15, eh? 470 euro di spazzatura per quello che io faccio, però penso che se ne sia pure un parco pulito. Qua era un incanto. Questo parco, un incanto, io abito da 53 anni in questo parco, sono venuto ragazze già diventate vecchie, però comunque era un incanto, ma mo stiamo pieni di spazzatura e anche dei topi. Vuole fare un appello all'amministrazione comunale? Certo, ci vogliono i spazzini, perché non è che noi potremmo scendere in di casa e venire a pulire il parco, pensi che è compreso nella spazzatura che noi paghiamo, credo che sia così. I ragazzi, va bene, sulle scale a sera si mangiano la pizza, buttano un cartone, maleducate che stanno in pitura là, non vivono a mettere una rete. Quindi c'è anche l'inciviltà. Sì, dei ragazzi, non del parco. E sta scala è uno schifo. Dietro là non ne parliamo, guardate, guardate. E ci sono i topi. Il sindaco deve, se non tenermi giù i spazzini, io non lo so, capiasse dei ragazzi che hanno bisogno di lavorare e hanno a mettere i spazzini. Come le trova? In che condizioni sono? Insomma, i gradini sono un po' pericolosi, secondo me si rischia di scivolare, però l'ho fatta sempre quando non pioveva, quindi al momento mi è andata bene. Quindi lei trova che non ci sia una corretta manutenzione? Secondo me no, andrebbero sistemati un attimo e anche aggiungere il corrimano anche da quest'altra parte, insomma, messi un po' in ordine. Invece la pulizia? Vabbè, non ne parliamo proprio, penso che si vede, sono sempre sporchi. Sicuramente la manutenzione in generale è importante, in questo contesto ancora di più perché comunque è un collegamento da due punti che altrimenti bisognerebbe percorrere facendo un giro immenso, almeno a piedi dare la possibilità a chi vive qui, insomma, di farle velocemente. Come sono le condizioni di queste scale? Pietose forse, c'è molta, cioè lasciano un po' di tutto per le scale. Quindi diciamo, è dovuto all'inciviltà? Sicuramente sì, anche perché comunque non sono rifiuti che vengono da nulla. Persone che invece di raccogliere e buttare laddove si deve lo lasciano per strada. Però sta di fatto che nessuno controlla e nessuno pulisce. Purtroppo no, purtroppo no, purtroppo, quindi. Vuole fare un appello da cittadina?
Sì, noi ci stiamo anche attivando in questo, comunque cerchiamo di sensibilizzare un po' i bimbetti, i ragazzini a fare questo. Sì, l'appello è quello di essere più sensibili al tema dell'ambiente, perché è una cosa che riguarda un po' tutti e quindi di educare un pochettino al rispetto di quello che è l'ambiente che ci circonda, perché è la casa di tutti, noi è il pianeta in cui abitiamo, per quello.